Eccoci qua, atto finale, Tottenham Paris Saint Germain sarà dura, lo è stato anche con tutto il cammino, tutte squadre forti. Ok, la squadra dove va, quindi, la devo pure leggere per farla, anche se comunque dovrebbe andare a trovare Lloris. Odiare al Dead Beer, Bertone si assegnò e sul C4 già ci stanno, poi Dyer, Lo Celso, Ndombele, quindi Lo Celso preferito a lì perché stanno bene, e davanti Moura che insomma facile prevedere, infatti la speranza era quella, la speranza è che comunque era l'unica, era un inciampo, ha inciampato una partita, si può, ha inciampato la squadra più pippa di tutte, è stata un'inciampata fra virgolette indolore, e fra l'altro comunque mi ricordo, questa è una sfida, una finale che è una sfida che si ripete in questa competizione, perché comunque è finita già a gironi, c'è stata sta sfida, no? All'ultima giornata ne ha vinto 1-0 con grande sofferenza finale, mi ricordo bene. Wings, Bergwijn, Lamina. Oh, no, Lucas Moura. No, aspetta, cazzo, sto a leggere la formazione di prima. Pezza di Sanchez, Davis. Guadagnava Wings, Bergwijn, Lamina. Gli andò bene, con grande sofferenza finale, ci si giocava molto di meno però, adesso ci si gioca la finale, lì ci si giocava l'accesso agli ottavi, per quanto importanti, non so mai la finale. E per la terza volta un essere umano arriva in una finale per competizioni di squadre da club. È andata male 2 volte, vediamo se sta terza volta finalmente sturlo di gioia si può liberare. È vero, Sissoko ha iniziato le prime paio di partite, poi ha perso il posto, però gli altri stanno giocando bene, quindi quando si vince si ha sempre ragione. Sì, Davide, finale. Finale, Tottenham Paris Saint Germain. Squadre che si sono beccate già a gironi. Quindi 1-0 per Tottenham. Finale a San Siro, a quanto è stadio di Milano. Che sale qua. Sembra più pallone d'oro, raga. Dai, Kane. Kane e Icardi, i due capitani, poi due portieri, poi gli altri 9 giocatori. Una finale davanti a 4 spettatori, non è necessario. Andrea, ti chiamo fra un quarto d'ora. Ciao. Gli disturbi. Speriamo Davide, almeno che Davide in differita, dai. Speriamo finisce bene sta finale. Mbappé in panchina. Andiamo subito a togliere le tattiche. Può essere pure che la connessione mia per internet, però non so se a Francesco non li dà, cioè se a Luca non li dà, scusa. Intanto è iniziata la finale. Ha un po' sul pallone il Tottenham, il primo pallone.
di questi 90 e forse 120 minuti che vedranno come al solito una squadra trionfare, una piangere. Vediamo intanto pallonare del Paris Saint-Germain che libera. Finale ad alta tensione. Neymar apre a destra per Meunier. Meunier tiene il pallone in campo. Bene per Icardi, attenzione in area per Cavani, preso in contropiede, poi Aurier è più veloce dell'uruguaiano a chiudere, ma c'è un fallo. C'è un fallo su Icardi, fallo retroattivo. Sarà calcio punizione del Paris Saint-Germain, spero non vicino alla porta. No, non dovrebbe essere ricordato da lì. Abbastanza lontano via Neymar, però parte il tiro. Messa sotto il 7, questa è arrivata bene. Questa è arrivata bene. Lloris c'era pure arrivato, la toccava. Con l'aiuto della traversa, la traversa non l'ha aiutata. Oh, ma dove sta? Vabbè dai, ci vediamo fra poco, dai, ciao. Classico sulle punizioni, però di solito le batte di merda segna. Guarda, pure battuta bene. Da lontanissimo. Ovviamente la casa sua. Sì, ma tu non hai visto la punizione contro Liverpool? Mina al Liverpool, mi castiglia, guarda, vediamo, ha fatto risato, due pianti, decidito. Intanto continuano gli sponsor Pirelli sui casi 2019-2020, guarda. Vai lo Celso, vai lo Celso! No, ha tirato tanti a 2000 persone, però vabbè, ha fatto bene a tirare, dai. Questo cazzo di gol. Paris Saint-Germain gioca bene, adesso Bernat sulla sinistra, rincorsa da Lo Celso, vediamo Bernat, Lo Celso lottano, Bernat si accentra, va da Neymar, la missione Verratti, Verratti ancora Di Maria, Meunier, attenzione entra in area, salta del Simeone, cross al centro al Derby, mette fuori Lo Celso, poi stoppa, un pallone molto difficile, in piena area di rigore, poi ripartita il Tottenham, buona la trama adesso della ripartenza. Lucas Moura, Aurier chiede il pallone di ritorno, Moura, Aurier lo ignora, ma però con un po' di fortuna riesce a servirlo, vediamo Moura al cross anticipato, di prova a Tottenham, vediamo sempre una tre quarti del Paris Saint-Germain, Celso, Kane in linea dell'area, prova subito il tiro, a sorpresa invece non sorprende proprio nessuno, anzi il Paris Saint-Germain che riparte con Cavani, Icardi, Neymar, Cavani, tutto velocissimo sullo stretto, Verratti, Meunier, settore di destra, saltava Dembélé, attenzione Neymar, è Vertonghen che cerca di tenerlo, lo marca troppo a distanza, infatti Meunier va al cross, Cavani e Del Piero saltano tutti e due insieme, Cavani torna sul pallone, Meunier, Di Maria, attenzione, il tiro, Vertonghen ci mette una pezza, ancora il Paris Saint-Germain, Di Maria al tiro, Lloris, anche se ostacolato da Cavani, riesce a parare il tuffo, a rimettere in gioco sulla destra per Lucas Moura che affretta i tempi, Kane chiama palla al centro, Lucas Moura non può servire, allora va da Lo Celso, vediamo, perde palla adesso il Tottenham, mannaggia, offensiva dai, 4 su 5 per il Tottenham che alza il baricentro, l'atteggiamento offensivo, vediamo Lucas Moura, bene per Kane in area, attenzione Kane, tenuta Verratti, tiene botta Kane, però poi Verratti mette in corner, stoppando il tiro di Kane, calcio d'angolo per il Tottenham, Lo Celso, Lo Celso, ma come Lo Celso? Lo Celso tira gli angoli? Scusa, se mi faccio un attimo i cazzi io, ma... Eh sì, è quello migliore. Lo Celso poi batte corto per Kane, pallone di ritorno per Lo Celso, no, troppo intelligente, meglio fa questo, ma va,
Sì, no, mi sembrava strano effettivamente, però c'è il voto più alto. Attenzione, adesso sto contropiede è bruttissimo. Verratti, ai ai ai. Chiudetelo, Di Maria. Di Maria, bruttino. Deviato, un corner. Miracolosamente mi si è rotta Lucchesi. Sì, un altro grosso punizione, Iago. Punizione da lontanissimo di Neymar. Battuta bene a sto giro, non è la solita cagata centrale o come quello di Castillejo, tira a mezz'aria, via il palo, a due all'ora e si è una bella punizione da lontano. Però ragazzi, le punizioni sono a sentenza, cioè, sono come i rigori. Staccarsi da qua. C'è tempo e margine per recuperare, io vedo il Tottenham che è vivo. Concede perché chiaramente devi concedere. Andiamo Kane, mannaggia, potevi prolungare a sinistra. Moriera. Lucas Moura, si complica la vita, dai Moura. Quarantesimo, sempre 1-0 per il Tottenham. Kimpembe. Aspetta un attimo. Tonè! Vieni qua un attimo, dovevi accoglielo te un attimo. Sono lontanato un attimo. Finisce il primo tempo qua, 1-0 per il Paris Saint-Germain. Dimmi se fa cambiare qualcosa nell'intervallo, io sto qua. No, fatti un messaggio, amore. Della ripresa 45 minuti per il Tottenham per rimettere in piedi questa finale che sta decidendo Neymar nel calcio di punizione. Passaggio di ritorno, Meunier intercetta, parte del Paris Saint-Germain, Paredes, a sinistra Bernat. Cavani sbaglia. Dombele, Son, Kane protegge il pallone, passa lì Son nel passaggio di ritorno che però non avviene. Tiene troppo palla Kane, palla da Sessegnon che va in sovrapposizione sulla sinistra, Sessegnon lì, cross troppo in avanti, Marchino si libera, pallone laterale. Cerca di evitare ma non ci riesce. Vai Son, mannaggia, dai, vai, vai! Mannaggia! Andiamo Kane! E passala Harry! Contropiede, attenzione sulla sinistra, Bernat ha spazio, Moriel va per chiudere, passaggio a Di Maria. Chiude bene Tottenham, però poi si complica un po' la vita, Di Maria torna sul pallone, da Bernat, da Messi a Neymar, siamo al 60esimo, Neymar per Di Maria, Cavani, limite dell'area, si gira, il tiro, Lloris, para, con la punta delle dita, mette in corner, calcio d'angolo, Paris Saint-Germain, in vantaggio per 1-0, in questa finale italiana, nel senso siamo in Italia, San Siro, Milano. Questi tabelloni di merda pure un pezzo del 2020, cioè non sta. Corner, Neymar, andrà corto, Bernat, si addormenta, Aurier, gli dà il pallone, lo lancia subito in verticale per Kane, Kane arriva,
qualche compagna dal Monforte, vediamo Dombele, Moura, Lo Celso può andare in porta, no, passaggio di onore Moura, però troppo in avanti per... Ok, Lucas fuori dentro Berlin e sono a destra. Ok, proviamo così. Dai Cavani da lontanissimo, nessun problema, pericolissimo, Tottenham stringe i tempi, 67esimo, torna in vantaggio il Paris Saint-Germain, regge il gol di Neymar. Fallo viaggiare. Un controtempo, Celso, Rier a destra. Dai, Lo Celso, sta imbriaco questo Lo Celso. Rier ancora, siamo sempre lì, vediamo, avanza. Hanno fatto torno tutti. Vertonghen, lancio sulla sinistra verso Bergwijn, è appena entrato, sovrastato di destra però. Eddie, lo tolgo dal recinto. Che vuol dire? Me lo stai chiedendo? È una domanda? Perché ci sono Nerone e Mocca che vogliono entrare nel recinto, lo tolgo? Toglielo, sì. Segnando, fa qualcosa. Bergwijn, Kane, no. Andi per la Celso. Facciamo adesso. Intanto, i ruoli sono uguali. Non c'è Alli. Non lo so, mi sono sbagliato io, forse non me ne messo te, però qua non c'è Alli. No, no, non me l'hai dato proprio, mi ha tenuto fuori. Sto a guardare adesso la formazione. Gazzaniga, Sanchez, Davis, Wanayama, Winks, Bergwijn, Lamela. Cambi offensivi, c'è solo la mela. C'è solo la mela che sta fra l'altro male. Wings. Per lo Celso. Troppo mediano, uno alto. Solita cosa. L'altra volta portava bene. Era a destra. Terzo uomo, la mela al posto del tono che si sposta da solo nel tocco. Sai che non ti sto a seguire, però? Aspetta. La mela al posto del tono, lo sposto tutto in avanti così. No. Così dici. 3-3-4, che è? Così. Ah, ok, che cazzo non so io. Non è stata chiara sta cosa. Ah, la mela difensore centrale, quindi. Adesso ho capito mica. Difensore centrale, lo lascio.
me. Tra l'altro forse intendi che quando metti tutta la mentalità super offensiva i centrali vanno avanti, quindi automaticamente la mela dovrebbe andare avanti, quello sta a dire. Penso, eh. Ok, lui, dimmi. Luca? Non so, mi ha telefonato, però non mi ha parlato. Ok. Quindi a me la difensore centrale che automaticamente andrà facendo così in attacco, vediamo. Che poi i cambi devono essere ancora effettuati perché sono 70 mesi, per sicurezza fanno mai. Ma già l'80esimo stavo. Che fosse il segnale sto palo, dai! Dai che... Bergui! No, gli ha potato in profondità però! Dai, non me le... No, chiuso! Questo cazzo Paris Saint Germain, no! Due finali ci ha tolto, porca. Bravo Pier, dai, spazza sotto, porco cane, dai. Bravo. Ultima azione, un'azione una sola, fatta bene, dai, dai, Lo Celso, entra una rete da destra, Lo Celso. Pallone in mezzo, senza guardare, dai Berwin, fai qualcosa. Dai, vai. No. Finita, manco recupera dato al 90esimo, al 89esimo, ma al 90esimo manco l'ho visto. Vabbè, comunque complimenti Luca, ha fatto una bella cavalcata col Tottenham, mi è piaciuta, belle partite, ha giocato bene, purtroppo alla fine l'ha scagliata perché comunque l'avversario era forte, comunque stava decisa da una punizione mai vista senza recupero. Io al 90esimo non l'ho mica visto, ho letto 89esimo. Ho visto Son che piangeva appoggiato al palo. Maledetti sceicchi, devi comprare pure sul pezzo. Peccato, dai. Però devo dire, mi è piaciuta la cavalcata al Tottenham. Forse è stata la più bella che ho mai visto. De noi umani. La Lega dei Leoni ha fatto bei gironi, tranne ha sbagliato solo la partita al Portland in questa finale. Poi ha fatto vittime illustri giocando bene. Iago, hai visto? Dopo il Villarreal pure il Tottenham si è dovuto piegare a sti bastardi francesi di Parigi. Una punizione di Neymar all'inizio, tra l'altro. Ci pensi te a giornare all'Albo d'Oro, Jacopo, dai? Diciamo che porco San Gimma. Lo so. A chi lo dici, Luca? Lo so bene. Lo so bene. Quante volte avrei preferito uscire a gironi piuttosto che arrivare a finale e piangere. Lo so bene. Che è il primo dei perdenti. No, vedete, giusto i marcatori. Secondo me Kane ha vinto la classifica. Kane e Neymar, 6 gol. Aspas, 5 gol. Poi a 4 Batshuayi, Lucas Perez, Immobile, Lingard. E via dicendo. Gli assist. Di Maria 3 assist e poi tutto il mondo 2 assist hanno fatto. Vabbè raga, è andata così, io mo in serata apro le iscrizioni per il mondiale e quindi Davide l'Italia, ciao.
io l'Inghilterra, Jacopo il Brasile, mo Francesco mi dirà chi si può prendere e poi manca che sceglie Luca e posso già iniziare un po' stare a gironi se c'ho tutti i nomi. Domani mancherà la corrente, quindi se ci sentiamo, non so, forse nel pomeriggio probabilmente ce leggiamo più sul forum che più che ci sentiamo, magari su WhatsApp. E niente, dai, ragazzi, è andata così, io scappo. Ok, non c'è fretta, non c'è Luca, ho pure di domani. È chiaro che se lo so prima posso già impostarmi in gironi con le teste di serie e tutto quanto. E tanto per adesso tre teste di serie ci siamo. Poi devo pure vedere chi è arrivato in fondo all'ultimo mondiale e farle anche in base a quelle teste di serie. Vabbè raga, buona serata. Mi dispiace Luca. Mi dispiace, comunque complimenti, buona serata a Dick, buona serata a Davide, buona serata a chi ascolterà. Forza Salernitana stasera e come sempre forza Mina, raga. Ciao ciao.